alcuni magari ci conosciamo da poco, con altri siamo tipo cresciuti insieme perché sono un po' di tempo e abbiamo fatto un sacco di esperienze, ma naturalmente noi possiamo anche cercare di fermarci un po' prima che questo succede, e tante volte non lo facciamo anche perché non abbiamo la conoscenza di questa cosa qua. Ci viene naturale combatterle, perché di solito quando uno ha un mal di testa, un problema qualsiasi articolare, un problema anche digestivo, si va subito a prendere o un antinfiammatorio, un antipiretico per la febbre, qualcosa che va a stoppare questa cosa, senza renderci conto che invece è un processo naturale del nostro corpo per cercare di portare le tossine verso l'esterno e per attivare quello che fa parte della nostra natura, che è l'autoguarigione. Perché anche se noi non ce ne rendiamo conto, il nostro corpo biologicamente formato per fare in modo che continui la vita, che le cellule si continuino a rigenerare autonomamente, e siamo proprio programmati in quella direzione lì. Tutto quello che succede sono dei segnali che noi a volte non cogliamo e che servono proprio per andare a riportare l'equilibrio.